Settima in programma ad Agnano, premio Van Gogh. Al via soggetti di 3 anni sulla distanza del miglio, sono in 10. Prima fila per Farioz, Falcor Moon, Forever's, Forever, Fashion Doria, Alfredian, Frank Dino, Fred Mercury Treb. Seconda fila per Fast Furious Colle, Flamenco Zac. Si è ritratto Fred Mercury Treb. Parto con cautela anche Frank Dino. Non partecipa al lancio. Chiusura delle ali. Emerge lungo i paletti Falcor Moon, impegnato severamente all'esterno da Freyjan, che si è avviato in seconda battuta. Adesso cerca lo sfondamento e lo trova. Si è ritratta anche Fashion Dorial in quarta posizione, rimane scoperta Forever. 200 metri iniziali in 13 secchi. Forever avanza, raggiunge Freyjan e lo sopravanza in mezzo giro velocissimo. In 35,2 si viaggia sul piede dell'1,10,5. Rincorre Farioz, che trova l'anticipo di Fashion Dorial, vuole prenderlo come punto di riferimento Maione. A sua volta Farioz anticipato a mezza ruota da Falcor Moon. Metà percorso in 58,5, ha tenuto ritmo sostenuto la leader Forever. Freyjan richiesto, Falcor Moon si avvicina per gradi perché il ritmo si mantiene sollecito, chilometri in 1,13,5. Forever a largo Falcor Moon, poi Farioz che avanza sul passo, deve ancora trovare l'azione giusta. 3/4 di miglio ultimati in 1,27,5, 14,2 l'ultima frazione. Falcor Moon raggiunge a pariglia Forever, si è agganciato con Freyjan Farioz. Muove Fashion Dorial, retta d'arrivo, continua la lotta tra Forever e Falcor Moon, poi Falcor Moon emerge, ritorna Freyjan che sembrava non seguire e va ad attaccare Falcor Moon, il quale si difende, si avvicina Freyjan, si avvicina il traguardo. Falcor Moon, meritata con lunga progressione iniziata agli 800 conclusivi. Il figlio di Adrian Schipp e Unforgettable B, allenato dal team Squeglia, i colori della Rory Source, la guida di Gaetano Di Nardo, va a concludere in 1,57,8 sul mio cronometro, per cui la media dovrebbe aggirarsi intorno all'1,13,6, decimo più decimo meno. Freyjan ha partecipato a tutte le frazioni sostenute del percorso, ha fatto gran partenza, poi ha agito dalla seconda posizione, una difesa caratteriale, ad un certo punto si è ripreso prontamente ed è tornato ad insidiare il vincitore Falcor Moon. È tutto da Agnano per la settima corsa, linea allo studio.